Stiamo per incominciare il nostro webinar puntuali, visto che sono le 19, e aspettiamo comunque qualche ritardatario, per cui sto monitorando costantemente l'aumento dei partecipanti e per cui fra pochissimo cominceremo, come vedete, immagino già scritto. Datemi intanto cortesemente per quelli che ci sono un feedback sia per quanto riguarda il video e sia per quanto riguarda l'audio. Potete semplicemente scrivermi ok direttamente in bacheca, senza problemi. Grazie. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Siete tanti e cerco di scorrere velocemente. E datemi comunque, ripeto, feedback per quanto riguarda audio e video, soprattutto audio, perché di solito si hanno problemi lì. Non dovrebbe essere comunque un problema alla fonte, visto che diciamo, io ho l'abitudine con GoToWebinar, ci dà la possibilità di collegarci anche via telefono. Quindi in questo caso voi mi sentite dal computer, ma io sto parlando dalla linea fissa, per cui diciamo, dal mio punto di vista non ci dovrebbero essere problemi. Bene. Vedo che il feedback è positivo per tutti, molto bene. Allora, 19.02 e aspettiamo ancora, ripeto, che i partecipanti aumentino ancora. Allora, vedo che i partecipanti stanno aumentando sempre ancora, appena il numero si stabilizzerà, cominceremo, quindi manca adesso davvero poco. Immagino che abbiate seguito i mercati oggi per molti di voi e avete visto soprattutto il nostro indice come ha sovraperformato in realtà tutti gli altri. Per quelli che sono già in conferenza e visto che tecnicamente questo sarebbe un webinar per chi inizia, quindi ABC del trading, mi scrivete da 1 a 10 quanto valutate, appunto, a che livello valutate le vostre conoscenze di trading rispetto a un'operatività reale. Basta che mi scriviate un numero, quindi da 1 a 10 a che livello considerate appunto le vostre conoscenze in ottica operativa. Basta semplicemente un numero così mi rendo conto più o meno appunto del livello medio della platea e in questo modo posso anche tararmi meglio sulle vostre esigenze. Vediamo. Allora. Allora, vedo, sto iniziando a leggere, vedo che vi autovalutate la maggior parte di voi, tutti fra 1 e 5, e pochi, diciamo, al di sopra pochissimi al di sopra del 6. Quindi diciamo che normalmente i trader tendono ad esagerare, quindi a sovrastimare le proprie conoscenze, quindi posso immaginare
che la cosa sia realistica. Molto bene. Quindi siete nel posto giusto. Allora, vediamo come vanno. Intanto vedo che il numero ancora non si sta stabilizzando, stanno ancora aumentando abbastanza velocemente. Per cui aspettiamo ancora qualche secondo prima di incominciare il vero e proprio appunto webinar. Quindi allora, date le vostre conoscenze iniziali che più o meno abbiamo in qualche modo quantificato e immagino che la maggior parte di voi usi l'analisi tecnica per appunto prendere decisioni di investimento. Allora, in questo senso facciamo un attimo sempre un piccolo sondaggio se c'è qualcuno di voi appunto che usa l'analisi tecnica oppure l'analisi fondamentale. L'analisi tecnica basta che mi scriviate AT, analisi fondamentale mi scriverete AF. Per cui così almeno ci tagliamo anche un po' su questo, e poi vi dirò esattamente il peso che dal mio punto di vista hanno le notizie o in generale il quadro macro diciamo in genere rispetto alle decisioni di investimento. Quindi analisi tecnica AT, analisi fondamentale AF. Voglio sperare che sappiate cos'è l'analisi tecnica e cos'è l'analisi fondamentale. Per cui potete scrivermi, così intanto mi date un feedback. Anche su questo, vediamo. Bene, bene, ok. Vedo che la maggior parte di voi usa l'analisi tecnica, questo vi dico sinceramente mi fa piacere. Perché è esattamente quello che faccio anch'io. Stamattina stavo parlando su Class proprio in riferimento appunto a dinamiche di prezzo, parlavo proprio del Nasdaq, non so se qualcuno di voi era presente e ha ascoltato la diretta stamattina alle 11, parlavo proprio del Nasdaq, il future sul Nasdaq. E parlavo appunto di quello che probabilmente avrebbe fatto tra, diciamo, l'ora di pranzo e le prime ore del pomeriggio. Poi vi farò vedere concretamente perché partiremo praticamente da esempi reali per cominciare appunto a parlare concretamente di trading. Bene, allora molto bene, io direi a questo punto di tagliare la testa al toro e di cominciare ufficialmente la nostra sessione appunto didattica e vorrei innanzitutto ringraziare XTB che è il nostro sponsor e Trend Online che ha permesso appunto la realizzazione di questo webinar. XTB ci tengo a parlare direttamente di questo broker per un motivo molto semplice, sono delle persone molto disponibili, hanno diciamo, il broker in sé ha delle caratteristiche molto importanti. Ve le faccio vedere. Hanno autorizzazione Consob, il che non è cosa da poco, perché non tutti i broker ce l'hanno. La cosa interessante anche è che hanno la banca fiduciaria italiana, cosa vuol dire? Vuol dire che se io devo andare a fare un versamento, lo posso andare a fare appunto presso una banca appunto che è qui in Italia, il che non è poco. E anche loro, quindi le persone di XTB, hanno un ufficio operativo a Milano. Per cui si può chiamare direttamente un numero fisso e le persone rispondono. La cosa molto carina, ci tengo a dirlo perché ripeto, non succede con tutti i broker, non c'è un centralino che ci risponde, non stiamo 2 ore in attesa, il che, ripeto, non è poco. Detto questo, vi presento direttamente l'argomento del nostro webinar. ABC del trading, cose facili ed efficaci per chi inizia. E qual è uno dei problemi dell'iniziare a fare trading? La sovraesposizione dal punto di vista delle informazioni. Sono sicuro che la maggior parte di voi non sa poche cose, la maggior parte di voi è molto confuso rispetto alle cose che sa. Cosa vuol dire? Beh, è un po' quello che, perdonatemi il paragone, che mi succedeva tanti anni fa quando io ero piccolo, quando in realtà andando al bar, in realtà esistevano pochissimi tipi di caramelle, per cui nel momento in cui tu volevi comprartene,
qualcuna, in realtà avevi paradossalmente molta più facilità dal punto di vista della scelta. Perché? Perché la scelta, appunto, le opzioni erano poche. Esistono due, tre, quattro tipi di caramelle. Se voi entrate in una tabaccheria o in un bar, trovate almeno una cinquantina di tipi di caramelle differenti con una grafica veramente accattivante. E scegliere fra tantissime opzioni in tutti i campi è veramente molto difficile. Questo è quello che succede oggi col trading. Immaginatevi, ad esempio, per costruire un modello di analisi tecnica, quali indicatori, quali oscillatori, come li setto, come li leggo, come li uso, quando esco, quando entro. Sono tutte domande che hanno, diciamo, di per sé una infinità di opzioni. Potrei settare una media mobile da un periodo all'infinito e probabilmente troverei validità da un punto di vista statistico più o meno su ogni tipo di media. E che devo fare? La devo cambiare a seconda dello strumento, la devo cambiare a partire dal time frame, seguendo un certo time frame, quindi se lo aumento devo cambiare direttamente la media. Sono tutte domande, sono sicuro che la maggior parte di voi si è posto almeno una volta. E allora da dov'è che si inizia? Sembra strano, ma la prima cosa che io consiglio a tutte le persone che seguo appunto in questo grande viaggio che è appunto il diventare possibilmente un trader di successo, è quello di restringere il campo delle informazioni. Ripeto, sembrerà paradossale in una sessione didattica parlare di restringimento del campo di informazioni, ma quello che bisognerebbe fare è avere in mano poche cose, chiaramente valide, ovviamente, e applicare in maniera sistematica solo quelle, almeno in una fase iniziale in cui magari comincio anche a guadagnare qualcosa, quindi la mia sicurezza anche dal punto di vista psicologico in qualche modo aumenta e di conseguenza il risultato e automaticamente il mio coraggio e la mia esperienza in qualche modo si autoalimentano. Man mano che divento più bravo aumentano le mie aspettative, aumentano i miei guadagni e che mi porta ad imparare più cose che magari riesco a mettere in pratica e quindi vado avanti di questo passo. E allora, quali sono i principi di base a cui appunto mi devo rifare nel momento in cui inizio a fare trading? Quello che io vi consiglio, per esempio per quanto riguarda i libri, sapete, se voi girate su internet e andate sui siti più famosi, trovate centinaia, forse migliaia di titoli per quanto riguarda il trading. Non ci basterebbe probabilmente una vita per leggerli tutti. E allora la prima cosa che io devo fare non è sapere cosa fare, ma la prima cosa che dovrei imparare è sapere cosa non fare, in questo caso quali non leggere. Allora il mio consiglio pratico, per chi appunto sta iniziando, gli unici libri che vi consiglio di leggere sono quelli di analisi tecnica pura. Non farò chiaramente pubblicità a nessun libro, anche perché non avrei alcun tipo di interesse in questo campo, poi magari se ci contattiamo privatamente vi dico anche chiaramente la mia view, quindi il mio punto di vista, ma il mio consiglio per quanto riguarda appunto i libri da leggere sono libri di analisi tecnica pura, ok? Cose d'altronde che potreste anche trovare direttamente su internet, non ci sarebbe quasi neanche bisogno di andare a comprare un libro specifico. Perché? Perché i principi di analisi tecnica sono principi validi che esistono oltretutto da tantissimo tempo, ben prima dell'avvento del trading online, e che in un'ottica operativa vanno semplicemente rivisti, attualizzati, ma la loro validità rimane intatta, non c'è assolutamente alcun dubbio. Quali sono questi principi fondamentali? Probabilmente molti di voi li conoscono, andiamo direttamente sulla piattaforma, vi faccio vedere direttamente la MetaTrader di XTB, che appunto, eccola qua, dovremmo poterla vedere, scusate, praticamente da adesso, aspettate che vi sposto la piattaforma. Ecco qua, dovreste vederla adesso. Datemi un feedback se vedete direttamente la MetaTrader, per favore. Perché sto visualizzando, sto appunto dicendo al programma di visualizzare le finestre di un singolo programma. Quindi dovreste, mi sembra corretto, dovreste poter vedere adesso direttamente la MetaTrader. Datemi feedback.
mi iscrivete per favore in bacheca, così almeno ho un attimo un feedback da parte vostra. Ok, vedo che la maggior parte di voi sta in effetti vedendo, datemi altri feedback per favore. Sì, perfetto, bene. Benissimo. Allora, quali sono appunto i principi di analisi tecnica che probabilmente saranno sempre validi, almeno finché il trading sarà fatto da persone e non totalmente da macchine? Sono i principi, ripeto, di analisi tecnica di base che probabilmente conoscete già. Doppi minimi, doppi massimi, testa e spalle, rialzisti e ribassisti. Sono tre figure di inversione che io vi consiglio di imparare molto bene, quindi di andarli sia a studiare sulla carta, quindi in teoria, e sia di andarli poi a ricercare direttamente nella pratica. Allora, facciamo quindi un primo feedback da questo punto di vista. E cominciamo a cercare, per esempio, sul grafico, tramite appunto la MetaTrader, voglio vedere insieme a voi, appunto, se riusciamo a trovare, vediamo un attimo, se riusciamo a trovare, ad esempio, vedete, per esempio qui, vedete il mercato dove ho appunto tirato questa trend line, ha creato praticamente un tetto, vedete? A 1,38, oltretutto anche cifra tonda, vedete che il mercato ha sporcato soltanto in un caso il livello, ma di fatto questo livello ha sempre tenuto. Avete visto? Allora, quello è un tipico caso di triplo massimo, appunto, che può essere sfruttato operativamente per appunto entrare, e poi magari fra un pochino vedremo anche come. Stessa cosa chiaramente vale per doppi o tripli minimi. E abbiamo detto la cosa vale anche per esempio per i testa e spalle, rialzisti e ribassisti. Allora, se noi andiamo direttamente su un grafico reale, come quello appunto che vi sto facendo vedere, lo possiamo vedere addirittura anche su un time frame anche molto più importante, come vedete adesso abbiamo messo lo dollaro weekly, vedete, e dici, ma come faccio a cercare un testa e spalle? Per chi non lo dovesse appunto ancora appunto conoscere, appunto è una figura di inversione che nell'ambito di un trend short, vedete, ed è quello che Eurodollaro aveva, vedete, fino alla fine di 2011, inizio 2012, vedete che il mercato che cosa fa? Inanella una sequenza di minimi e massimi più bassi, aspettate che ve le voglio in qualche modo, diciamo, evidenziare sul grafico, vediamo se in qualche modo ci riesco. Allora, vediamo di riuscire a salvare il grafico e di riuscire in qualche modo a farvi vedere direttamente questo grafico. Allora, vediamo se riesco a farvelo visualizzare. Eccolo qua. Allora, ditemi se lo vedete e vediamo di riuscire a disegnare direttamente su questo grafico. Datemi feedback se lo vedete. Datemi feedback, ok. Bene, ok, mi sembra di capire che lo vediate tutti, giusto? Allora, se voi andate su un grafico del genere, come vi dicevo, vedete, noi abbiamo direttamente un trend negativo, vedete, massimo di swing, vedete, minimo di swing, massimo di swing, vedete, minimo di swing, vedete, massimo di swing, vedete che a un certo punto il mercato conferma il trend facendo sempre, vedete che i minimi sono tutti più bassi e vedete che i massimi di swing sono tutti quanti più bassi. Queste si chiamano sequenze di minimi e massimi, in questo caso decrescente. Cosa deve fare il mercato per invertire la rotta, quindi per cominciare a salire e non più a scendere? Deve cominciare a fare quelle che si chiamano le interruzioni di sequenza. Cos'è una interruzione di sequenza? Nel momento in cui il mercato, vedete, fa un massimo più basso del precedente, io non ho la sfera di cristallo, quindi non posso sapere che il mercato da quel momento in poi non farà altro che salire. Quindi io che cosa farò? Nel momento in cui il mercato mi genera un massimo più basso, potrò pensare
non è una cosa stupida farlo, potrò pensare che in effetti il mercato scenderà ancora. Allora, questo ne parlavo proprio con qualcuno su Facebook, luogo poi dove normalmente interagisco con le persone, quindi vi consiglio di in generale di, se volete, potete chiedermi direttamente l'amicizia, perché ripeto, lì è un luogo dove normalmente interagisco un po' con tutti. E ne parlavo quindi, come vi dicevo, proprio questa mattina con una persona e dicevo proprio questa cosa qui: cercare statisticamente di andare a prendere i minimi e i massimi assoluti, quindi cercare di dire questo è il massimo assoluto, esco da long, oppure questo è il minimo assoluto, esco dallo short, è una sorta di tentativo che è statisticamente perdente. Perché? Perché, ripeto, non avendo la sfera di cristallo, non è possibile sapere che da quel momento in poi il mercato non scenderà o non salirà più. Per cui, ripeto, se il mercato mi genera una sequenza di massimi più bassi e il trend è già short, io potrò auspicare, appunto, potrò pensare statisticamente che il mercato genererà un minimo più basso del precedente, cioè di questo. Allora il mercato in questo caso cosa fa? Vedete, fa un minimo più alto, quindi non riesce ad andare direttamente sotto i precedenti minimi e poi vedete va a fare direttamente un massimo più alto. Questa appunto si chiama una doppia introduzione di sequenza, perché il mercato non genera minimi più bassi, ma comincia a generare contemporaneamente massimi più alti dei precedenti. Questo, come vi dicevo, è un bel segnale di introduzione del trend in atto, short, e probabilmente di inizio di un trend che va in direzione opposta. Infatti, vedete che da quel momento il mercato che cosa fa? Vedete, genera minimi più alti, vedete qui in questo caso fa addirittura un triplo minimo, e da quel momento in poi comincia soltanto a salire. Questo è un test spalle. Cosa vuol dire? Il minimo assoluto in questo caso è la testa, vedete la spalla sinistra in questo caso è il minimo di swing precedente, quindi quello più alto, e la spalla destra, vedete, è esattamente l'altro minimo più alto che non conferma il trend short. Da quel momento il mercato comincia a salire e appunto questa figura di inversione si chiama direttamente testa e spalle. Domande? Datemi feedback su questa prima parte del nostro webinar e fatemi tranquillamente anche le domande senza nessun problema. Sono qui appositamente per questo. Allora, vediamo un po'. Datemi feedback, ragazzi, e fatemi tranquillamente domande su questa prima parte. Quindi, testa e spalle rialzista e sequenze di minimi e massimi e con le introduzioni di sequenze che vi ho appena spiegato. Mi date feedback su questo? Ci siete ragazzi? Mi date feedback per favore? Ma c'è qualche problema a livello audio? Non riesco a visualizzare le vostre domande. Mi date cortesemente feedback? Ci deve essere qualche problema perché non vedo più le vostre, scusate, eh? Non vedo più le vostre. Allora, perfetto, vedo che è tutto ok. Perfetto. Allora, vedo qualche domanda interessante, ad esempio alcuni di voi mi domandano e dice ma dov'è che inizia direttamente l'inversione? L'inversione possiamo dire che inizi
che inizia quando il mercato fa almeno due interruzioni di sequenza. Quindi se il trend è short, io mi aspetto statisticamente dopo minimi più bassi e massimi più bassi, mi aspetto ancora minimi più bassi e massimi chiaramente più bassi dei precedenti. Quindi vedete, se questo è il massimo precedente e questo è il minimo precedente, io mi aspetterò il prossimo minimo più basso di questo e mi aspetterò il prossimo massimo più basso di questo, vedete? E infatti il mercato che cosa fa? Fa un massimo più basso del precedente e fa un minimo più basso del precedente. Ripeto, io non ho la sfera di cristallo e quindi è ovvio che dovrò necessariamente aspettarmi perché? Perché il trend ha la caratteristica della persistenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che un trend in essere fino a prova contraria rimane, quindi permane. È un po' come. Anche qui, perdonatemi il paragone, un po' come l'inerzia nella fisica, no? Se io spingo una macchina che appunto non ha il motore acceso e la devo mettere in moto, io so una cosa, so che da un lato il motore non funzionando, probabilmente se io la spingo e siamo in pianura, so che smettendo di spingere la macchina non si fermerà immediatamente. Dall'altra so anche però che non esistendo il moto perpetuo, io so anche che se smetto di spingere la macchina, la macchina prima o poi si fermerà, magari andrà per un po', andrà 10 secondi, 30 secondi, andrà da sola, ma prima o poi io so che si fermerà. Il trend è più o meno la stessa cosa. So da un lato che non durerà per sempre, perché prima o poi in qualche modo il mercato invertirà, ma dall'altra so anche che il mercato continuerà a in qualche modo a dimostrarmi che va in quella tendenza fino a prova contraria. Un po' quello che sta succedendo, se avete visto un po' in questi giorni sul nostro FTSE MIB. Se andiamo a vedere, io sto vedendo, sto leggendo in generale sulla rete, diciamo, view ribassiste in realtà da anni, non soltanto da un giorno o da una settimana. È ovvio che prima o poi chi ha una view ribassista in un mercato di alzista avrà ragione. Il problema qual è? Che se lo incanaliamo in un regime operativo, questo tipo di view, è perdente. Perché? Perché non conta alla fine avere ragione. Perché se io vado short sul nostro FTSE MIB a 18.000, poi sale a 19 e vado ancora short, a 20 vado short, 21 short, 22.000 che abbiamo raggiunto poco tempo fa ancora short, è ovvio che l'ultima operazione, ammesso che 22.000 sia un massimo, avrà esito positivo. Il problema qual è? Che avrò perso su tutte le altre. Quindi ripeto, gli shortisti, i ribassisti avranno, come i rialzisti, avranno sempre ragione alla fine. Il problema è sempre delineare un orizzonte temporale nella nostra previsione. Dire che il nostro indice salirà è improprio se io non vado in qualche modo anche a delimitare l'orizzonte temporale. Salirà da qui a un giorno, a una settimana, a un anno? Dipende, perché magari. Come sapete, il mercato può salire oggi, ma magari fra 2 giorni è più in basso di dove l'ho comprato io. Però magari io sono uscito in guadagno, o viceversa. Io ho comprato, oggi è sceso, io ho chiuso in perdita e poi domani sta 1.000 punti più in su di dove l'ho comprato io. Quindi ho avuto ragione, ma di fatto ho perso soldi. Allora, quello che io devo fare non è fare previsioni, ma andare a valutare in maniera oggettiva le sequenze di minimi e massimi. Quindi io vado su un grafico, vedete, vado a definire minimi e massimi di swing, vedete, minimi di swing e massimi di swing, vedete, massimo di swing, vedete, minimo di swing, massimo di swing, minimo di swing, vedete, ma sequenze totalmente negative. A un certo punto, come vi dicevo, il mercato che cosa fa? Non riesce più a scendere, genera minimi più alti dei precedenti, questa io la chiamo interruzione di sequenza di livello 1, e da quel momento, vedete, il mercato non genera più minimi più bassi, ma comincia a generare massimi più alti, vedete, massimi più alti dei precedenti. Questa appunto è diventata una interruzione di sequenza di livello 2. Quindi se il mercato in un trend short non genera minimi più bassi e comincia a generare massimi più alti, se vi fa piacere potete anche scrivervelo perché a me questa cosa anni fa ha aiutato tantissimo. Swing, per chi vedo che mi state facendo tantissime domande, cercherò di rispondere. Swing è un minimo e un massimo relativo, quindi un minimo e un massimo di periodo. Vedete che vi pulisco un pochino il grafico così riusciamo un attimo a vedere meglio questo tipo di figure.
vi pulisco abbastanza il grafico. Vedete, se io prendo questo minimo qui, vedete, questo qui posso dire senza ombra di dubbio che è un minimo di swing, così come se vado a prendere questo, posso dire che è un massimo di swing. Quindi cos'è un minimo, cos'è un massimo di swing? Possiamo definire un massimo di swing un massimo che ha a destra e a sinistra massimi più bassi, mentre il minimo di swing è un minimo che ha sia a sinistra, vedete, che a destra dei minimi più alti. Quindi un minimo che in qualche modo è un minimo di periodo, che in qualche modo, diciamo, spicca sul grafico. Okay? Non è necessariamente angelo della settimana, può essere appunto un minimo relativo anche a un periodo di tempo molto più grande. Ripeto, il grafico che noi stiamo guardando adesso è weekly, quindi ogni candela è una settimana. Se io vado a vedere il primo minimo che vi ho indicato di swing, vedete in blu col cerchietto, non è un minimo a una settimana, è un minimo in realtà di periodo, perché erano tante settimane che il mercato appunto non faceva direttamente quei valori. Da quel momento il mercato ha iniziato a salire, vedete, per quante settimane, poi non l'ha più rivisto quel livello, per cui posso dire appunto che questo qui è un minimo di swing. Tant'è che, vedete, se io unissi con un grafico minimi e massimi di swing, potrei paradossalmente anche cancellare il grafico e capirei comunque dove stanno andando i prezzi, perché vedete, dove la linea cambia, diciamo, verso, quindi inclinazione, lì ci sono i minimi e i massimi di swing. Per cui minimi e massimi di swing li devo leggere in ordine, appunto, in termini di sequenze. Quindi il trend è dato da una sequenza di minimi e massimi, appunto, ordinati a rialzo o a ribasso, chiaramente a seconda del trend che c'è in essere. Domande, altre domande, ragazzi, su questa cosa? Perché in realtà questo è un concetto molto semplice, ma che è valido su tutti i mercati, su tutti i time frame, ed è probabilmente una cosa che, diciamo, tra virgolette, non passerà di moda. È una cosa che sarà sempre valida, e sono appunto quei principi universali che in qualche modo mi possono sempre far da guida. Per cui, se avete domande su questa cosa, postatemele tranquillamente senza nessun problema. Tutte quelle che sono chiaramente di interesse comune le potrò leggere e potrò darvi risposte, diciamo, nell'ambito del webinar. Se ci fosse appunto qualche esigenza particolare oppure qualche domanda, appunto, magari anche diciamo, inerente a altre cose, possiamo direttamente sentirci, poi vi darò direttamente i miei recapiti. Allora, vediamo altre domande interessanti. Allora, un vostro collega mi domanda se opero utilizzando più time frame, partendo dal più alto per arrivare al più basso. Certamente, anche questo è un modo oggettivo, come in tutte le cose, così come il generale dà ordini al caporale e non viceversa, allo stesso modo il weekly conta più del daily, che a sua volta conta più ad esempio del grafico orario. Quindi è ovvio che devo sempre partire da colui che comanda e man mano scendere, non devo mai fare il contrario. Non devo partire dal grafico orario e poi magari accorgermi che sul grafico weekly le cose stanno in maniera totalmente diversa, magari addirittura opposta. Quindi parto sempre dall'alto e mano a mano vado sempre più in basso. Quindi il mio consiglio, ad esempio, per essere molto pratici, dopo che ho definito il trend, è una delle prime cose che devo fare quando guardo un grafico, e per definire il trend non c'è strumento migliore che analizzare le sequenze di minimi e di massimi di swing. Perché il trend, lo ripeto, lo possiamo definire come una sequenza ordinata di minimi e massimi di swing, ordinata al rialzo, chiaramente se il trend è long, e ordinata al ribasso se il trend è short. Nel momento in cui definisco il trend, se voglio capire quando il mercato inverte, quindi quando il trend cambia, devo andare ad analizzare le interruzioni di sequenza. Cioè, in un trend short devo andare a vedere i minimi più alti, vedete, che automaticamente non confermano il trend short, e immediatamente dopo i massimi più alti per i precedenti. Vedete che il precedente minimo stava qui di swing e il mercato invece arriva qui. Il precedente massimo stava qui e invece il mercato, vedete, arriva qui. Quindi questa mancata corsa verso i minimi
negazione rispetto al precedente massimo di swing rappresenta appunto una interruzione di sequenza. Vediamo se ci sono altre domande di interesse comune. Allora, in questo momento non stiamo distinguendo fra movimento primario e secondario. Il mio consiglio, ripeto, soprattutto se state iniziando a fare trading, è di focalizzarvi su un solo aspetto alla volta, perché cercare all'inizio di analizzare più cose contemporaneamente porta un po', a fare male tutto. Sapete che in una società evoluta come la nostra, la specializzazione è un valore aggiunto, no? Voi sapete benissimo che c'è il chirurgo che opera la mano, ma se gli chiedete di operare il ginocchio vi manda da un altro, eppure parliamo sempre appunto, di ortopedici. E non vi dico poi se vi volete curare un dente piuttosto che un occhio, sono a distanza di pochi centimetri, ma appunto ognuno ha la sua specializzazione. Per cui quello che dobbiamo fare in qualche modo è focalizzarci su ogni singolo aspetto. Se io guardo questo time frame, automaticamente su questo time frame cerco un trend, su questo time frame non c'è un primario o un secondario, ci sono sequenze di minimi e massimi di swing che io vado ad analizzare. Per cui io posso dire, senza ombra di smentita, che da gennaio 2013 in poi, vedete il pezzo di grafico che abbiamo salvato, il trend su euro-dollaro su time frame weekly è cambiato perché da short è diventato long. Ok? Vediamo altre domande. Un vostro collega mi dice se è indipendente dal periodo temporale. Allora, non è un problema di indipendenza dal periodo temporale. È chiaro che dipende tutto molto da quello che io vi faccio vedere, ma se io decido di fare trading su questo grafico, io questo grafico analizzo. Quindi, su questo grafico devo fare le mie valutazioni. E se io vedo dai principi che applico che da gennaio 2013 in poi il trend sul dollaro da short è diventato long, automaticamente mi comporterò di conseguenza. Ok? Massimiliano mi domanda perché sta facendo una resistenza a 1,38. Allora, intanto vedi che è stato un livello sentito dal mercato in più di una volta. Vedete, il mercato ha lavorato molto direttamente su quel livello. Poi la spiegazione esatta ve la darò magari fra un pochino, ok? E un vostro collega mi domanda per fare trading da che capitale minimo bisogna iniziare. Ho fatto un webinar un po' di tempo fa, quando parlavo in generale dei difetti del trader, e uno tra virgolette dei difetti che ha, se si può chiamare chiaramente così, è sicuramente quello di essere un po' sottocapitalizzati. Cosa vuol dire? Vuol dire che per ogni tipo di strumento bisogna avere più o meno un certo tipo di capitale. Quindi se io ad esempio volessi, il vantaggio che noi possiamo avere, ad esempio avendo una piattaforma come MetaTrader e quindi lavorando ad esempio con il Forex e quindi con le valute, può essere sicuramente quella di poter modulare la quantità e quindi automaticamente il nostro grado di esposizione. Quindi a prescindere dal nostro capitale, quello che conta non è tanto il nostro capitale in valore assoluto, ma quanto mi espongo in relazione al capitale che ho. Facciamo un esempio pratico. Se io ad operarsi, ad esempio facciamo le azioni o i CFD, che è la stessa cosa, se io volessi comprare un'azione che vale $600, è ovvio che teoricamente io potrei comprarmene soltanto una se il mio capitale fosse $600. Se però l'azione valesse 300, è chiaro che potrei comprarmi direttamente due azioni. Il problema qual è? Che io in realtà con tutti gli strumenti, e sul Forex in questo caso a maggior ragione, posso usare quello che si chiama l'effetto leva. Cioè io potrei avere sul conto $300 e comprare appunto per un valore nominale di $1.000, $2.000, addirittura cifre molto superiori, potrei utilizzare anche leve superiori ad 1 a 100, quindi potrei avere sul conto $100 e comprare, se moltiplico per 100, per comprare per 10.000. Qual è il problema di questo tipo di approccio? È
È ovvio che i guadagni sono amplificati, il problema è che lo sono anche le perdite, quindi riuscire a guadagnare diventa paradossalmente molto più difficile con un effetto leva molto più ampio. Perché? Perché se io perdessi 100 dollari con leva 100, comprerei per 10.000, quindi avrei perso soltanto, vi faccio lo schema così magari riusciamo a capire meglio, vi faccio vedere, aspettate il nuovo programma, eccolo qua, quindi vi faccio vedere il Paint, vediamo se riesco a farvelo vedere, eccolo qua, dovreste adesso vederlo, mi sembra, eccoci qua. Allora, immaginiamo appunto che io abbia sul conto 100 dollari, ok? E immaginiamo che io possa usare una leva a 100, quindi possa comprare in realtà per un capitale che è appunto 100 volte superiore, quindi a 100 basta aggiungere chiaramente due zeri. Quindi vedete che io posso comprare per 10.000 avendo sul conto soltanto 100. Questo, ripeto, sembra paradossalmente un vantaggio. Il problema qual è? Che se io perdessi, come io sto comprando, quindi mi devo parametrare a 10.000, non più a 100, se io perdessi soltanto l'1% del mio capitale virtuale, virtuale perché? Perché non ce l'ho, quindi perdessi l'1%, perderei praticamente quanto? Esattamente 100 dollari. Il problema qual è? Che io sul conto non ho 10.000, io ho 100, quindi perdendo l'1% ho perso il 100% del capitale. Non so se sono stato chiaro, magari se volete farmi domande direttamente su queste, perché il secondo argomento che volevo affrontare con voi era proprio questo, la sovraesposizione e quindi sostanzialmente l'effetto leva, perché sul Forex è fondamentale. Allora, vediamo, visualizziamo un attimo le domande, rivisualizziamole, eccoci qua, aspettate, bene. Allora, aspettate che rivado su perché mi state facendo tantissime domande e molte mi sfuggono. Allora, vediamo un po'. Ok. Allora, ci siamo. Allora, qual è la leva, alcuni di voi mi scrivono, qual è la leva migliore da usare? Teoricamente la più bassa possibile. Diciamo che una leva fino a 1 a 10 è una leva che si può tranquillamente usare, perché io in realtà dovrei in qualche modo, per ogni singolo trade che faccio, dovrei riuscire a perdere al massimo il 2 o il 3% del mio capitale effettivo sul conto. Quindi questo cosa vuol dire? Il calcolo che devo fare è il seguente: immaginiamo che io sul conto abbia 5.000 dollari, ok? E immaginiamo, facciamo 10.000, cifra tonda visto che già abbiamo parlato di 10.000, se sul conto avessi effettivamente 10.000 dollari, io che cosa so? So che nel peggiore dei casi per ogni singolo trade, se posso permettermi di perdere al massimo il 2%, vuol dire che io posso praticamente sostenere perdite di quanto? Di 200 dollari, cioè il 2% di 10.000. Sei d'accordo su questo? Ok, bene. Allora, siccome in realtà io posso usare una leva, diciamo posso scegliere la leva da usare, quindi posso decidere se comprare un lotto intero oppure porzioni di lotto appunto, quindi potrei comprare 0,5, 0,1, 0,01, quindi potrei comprare diciamo appunto quantità variabili da questo punto di vista. Allora che cosa dovrei fare? Dovrei in qualche modo parametrare la quantità che compro direttamente all'entità dello stop. Se su un certo strumento, sapete tutti cos'è la volatilità? Mi date feedback su questo, perché altrimenti vi spiego prima cos'è la volatilità. Vediamo un attimo. Perfetto, allora la volatilità, sintetizzando, sapete che è l'escursione del prezzo nell'unità di tempo, cioè quanto si muove un certo strumento in un certo arco temporale. Immaginiamo che io tradi euro-dollaro. Euro-dollaro è statisticamente uno strumento molto più volatile, ad esempio, che ne so, del Bund, ok? Per chi magari, o magari di un'azione italiana o di un CFD su un'azione italiana. Allora è chiaro che se io vado a tradare euro-dollaro, non potrò probabilmente avere degli stop in termini di escursione
piccoli come quelli che potrei avere su strumenti che si muovono molto meno, che quindi sono molto meno volatili. Per cui io posso agire direttamente in due modi, cioè se io comprassi direttamente non un CFD ma un'azione, in questo caso potrei che cosa? Potrei direttamente modulare il numero di azioni, quindi io potrei decidermi con o senza leva di comprare appunto un certo numero di azioni. Se l'azione costasse 1 euro e io avessi 10.000 euro, potrei chiaramente comprare 10.000 azioni. Ma se io volessi usare leva 2, potrei comprare 20.000 azioni, quindi ho sul conto soltanto 10, compro per 20, quindi in questo caso appunto sto usando leva 2. Se il mio broker mi permettesse di usare leva 3, leva 5 o leva 10, potrei addirittura comprare, avendo sul conto 10.000, per 100.000 euro. E quindi potrei comprarmi, se le azioni valessero 1 euro, potrei comprarmi 100.000 azioni. Se al contrario io, ad esempio, opero sul Forex, che cosa posso fare? Posso dire, beh, immaginiamo che il mio stop graficamente sia a 20 pips. Ok? Voi sapete che se io compro un lotto standard, un pip vale 10 dollari su euro dollaro, ok? Vale 10 dollari. Questo cosa vuol dire? Scusate, vuol dire che se io comprassi un lotto standard e prendessi uno stop da 20 pips, avrei perso 20 per 10, quindi avrei perso 200 dollari. Bene. 200 dollari, la domanda che mi devo fare, è il 2% del mio capitale al massimo? Beh, io ho 10.000, ho perso 200, potrei perdere 200, quindi mi rendo conto che questo tipo di operazione è compatibile con la mia propensione al rischio, quindi posso intraprendere l'operazione. Ci siamo fino a qua? Bene, vedo che ci siamo. A questo punto cosa accade? Facciamo invece il caso che lo stop che io graficamente individuo non sia a 20 pips, sia a 40 pips, giusto? Ora cosa succede? Se io comprassi un lotto standard, prenderei un rischio di 400 dollari, cioè 40 per 10. Quindi se io vado a parametrare adesso i 400 dollari con i 10.000 che ho sul conto, scoprirei che mi sto prendendo un rischio del 4 sull'importo del mio capitale. E quindi che cosa posso fare? Dovrei in teoria scartare il trade dicendo no, il rischio è troppo alto, probabilmente avrò ragione perché il mercato in effetti salirà, ma questo trade non lo devo fare. Ok? Qual è l'alternativa? Perché nell'ambito del Forex questa cosa si può fare, uno dei vantaggi del fare Forex. Potrei dire, sai cosa posso fare se lo stop graficamente è a 40 pips? Non vado a comprarmi un intero lotto standard, ma vado ad esempio a comprarmi mezza posizione, quindi 0,5 lotti. Se io compro per 0,5, quindi compro metà posizione, cosa vuol dire? Vuol dire in pratica che ogni pip non mi vale più 10, ma mi vale 5. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che se io vado a perdere 40 pips, io perderò 40 per 5, quindi perderò sempre 200 dollari, che è esattamente il 2% del mio capitale. Quindi io che cosa posso fare? Posso andare a modulare la quantità per avere uno stop in percentuale non più alto appunto di un certo livello. Immaginiamoci appunto che questo livello sia ad esempio il 2%. Prendersi ad esempio stop di più del 2% su un singolo trade in intraday vuol dire veramente avere una propensione a rischio davvero alta. Sembra assurdo, perché magari ho visto persone in realtà esporsi molto molto di più, ma in realtà, ripeto, per un bravo trader che mira a guadagnare costantemente col trading, l'abilità non è tanto nel guadagnare, quanto l'abilità è quella del cercare di assumersi i rischi sempre bassi, ok? Ma non perché noi artificialmente decidiamo di perdere poco, perché saremmo capaci tutti a dire ma perché lo devo mettere a 100 dollari stop? Mettiamolo a 50. Poi si alzerebbe un altro tale che direbbe vabbè, ma non mettiamolo a 50, mettiamolo a 20. E allora potrebbe alzarsi l'ultimo e dire sai che ti dico, mettiamolo a 0. Io entro e mi metto lo stop allo stesso livello d'entrata. Questo non è attuabile, non si può fare. Ho fatto chiaramente un paradosso, un'estremizzazione, ma in realtà voi capite bene che lo stop deve essere sempre individuato da un punto di vista grafico. Cosa vuol dire?
vuol dire che se io entrassi, immaginiamoci su un pattern candlestick di inversione come un hammer, quindi nell'ambito di un trend short, io ho una candela fatta così, vedete? L'analisi tecnica cosa mi dice? Mi dice di entrare long sopra questo livello e di andare a posizionare uno stop al di sotto del minimo del pattern di inversione. Ci siete? Questo è quello che appunto mi dice qualsiasi tipo di analisi tecnica pura. Long sopra il massimo del pattern di inversione, stop sotto il minimo del pattern di inversione. Stiamo chiaramente ipotizzando che il pattern sia long, chiaramente, quindi in questo caso rialzista, altrimenti chiaramente farà il contrario, dovrà andare short sotto il minimo e mettere lo stop sopra il massimo. Però ripeto, facciamo l'esempio più semplice, quello appunto di un pattern di inversione rialzista. Se io agisco direttamente in questo modo, appunto, devo semplicemente entrare lì, mettere lo stop, dopodiché non devo andare a guastare l'operazione. Cosa vuol dire? Vuol dire che nella realtà dei fatti, se voi cominciate ad osservare dei grafici e ad operare in real time, vi accorgerete di una cosa, che molto spesso quando noi abbiamo pattern di inversione, come poi sta succedendo questi giorni sull'indice, è successo anche ieri con il nostro FTSE MIB, il primo movimento nel breve di un appunto seguente che segue un pattern del genere non è un mercato che inizia a salire e che va su appunto come previsto, ma è un mercato che inizialmente ci fa soffrire. Cioè una delle dinamiche più simili e più frequenti in un trend appunto di inversione è una dinamica di questo tipo, cioè un mercato che prova a salire, ti fa soffrire molte volte anche tanto, e poi magari soltanto quando ti sei stancato, perché ormai sono ore che stai soffrendo, e magari proprio quando esci tu, il mercato comincia ad andare dalla tua parte. Probabilmente molti di voi ci sono passati, io in passato ho vissuto anche sensazioni del genere, perché è normale da un certo punto di vista, ma la realtà è questa, ok? Cioè di un mercato che alla fine magari mi dà anche ragione, ma in una certa fase mi fa in qualche modo anche soffrire. Allora devo andare a coniugare la teoria che, seppur giusta, appunto in qualche modo mi deve fare da guida, ma la devo andare in qualche modo a coniugare con che cosa? Con la realtà dei fatti che appunto ci porta la maggior parte delle volte, non sapete quanto è alta questa percentuale, dove nel breve periodo il mercato mi va a generare una tendenza, molte volte appunto, che porta in sofferenza la mia operazione, che pur è stata aperta in maniera giusta, ottimale. Non è sbagliato, individuando in un trend short un hammer, entrare long sopra il massimo mettendo lo stop sotto il minimo. Eppure, ripeto, la maggior parte delle volte il mercato mi crea, almeno nel breve, delle tendenze di segno opposto che mandano in sofferenza la mia operazione. Bene, se non si sente Gianluca, è perché, come vi dicevo, probabilmente dipende da voi, perché io sono su linea fissa, quindi io vi parlo direttamente dal telefono. Quindi se sentite a scatti o avete problemi, probabilmente dipende dalla vostra connessione internet, perché io non uso il canale internet per parlare, ripeto, uso la linea fissa. Quindi, ripeto, questo è quello che normalmente accade, un po' la differenza che c'è fra teoria e pratica. Okay? Quindi abbiamo visto come definire il trend, abbiamo visto anche come modulare la posizione rispetto appunto al capitale che noi abbiamo, quindi possiamo modulare la quantità. Quello che vi volevo dire che cos'era? Era che lo stop va individuato sempre inizialmente da un punto di vista grafico. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io decido di entrare long sopra questo livello, di mettere lo stop qui, non lo faccio perché questa distanza l'ho quantificata in 200, ma faccio esattamente il contrario. Prima definisco graficamente lo stop. L'unico stop giusto in un trade del genere non è a 200, ma è sotto il minimo, a prescindere che la distanza tra l'entrata e lo stop sia 200. Quello che devo fare è esattamente il contrario, cioè dire: lo stop va sotto il minimo, l'entrata è sopra il massimo. Quant'è in termini economici questo tipo di potenziale perdita? È inferiore a 200? Se sì, faccio il trade. Se
se fosse superiore, dovrei dirti scarto il trade. Nel Forex abbiamo detto c'è un vantaggio, che è quello di poter modulare le quantità e di fare in modo di perdere sempre una certa cifra e mai di più. E questa cifra l'abbiamo quantificata, se facciamo intraday, al massimo in 2%. Ripeto, sta all'abilità del trader cercare di perdere il meno possibile. Quindi, ad esempio, cercare di utilizzare delle tecniche per far sì che questa distanza sia la più bassa, la più piccola possibile. Vediamo altre domande? Sì, Antonio, il pattern delle 15:30, allora l'ho spiegato, non so se tu eri, l'ho spiegato sia lo scorso ottobre a Milano al Tool Expo in Borsa Italiana, poi l'ho rispiegato in un evento sempre a Milano a febbraio, e l'ho spiegato anche a Rimini, Winter, sempre a dicembre. E se tu vai sulla mia bacheca, sull'account Facebook, trovi tantissime applicazioni anche di persone che mi seguono che lo tradano e che in qualche modo poi ti posso aiutare ad applicarlo. Adesso vorrei che ci focalizzassimo direttamente su questa cosa, e poi se tu fossi magari più avanzato, magari poi mi contatti direttamente su Facebook e poi in qualche modo ti do una mano, non ti preoccupare. Allora, un vostro collega mi domanda, dice, quante ore al giorno si dovrebbe stare sui grafici? Allora, la mia esperienza parte, forse come molti di voi, come scalper. Io ero in una vecchia tania di Roma dove sostanzialmente guardavo i monitor circa 12 ore al giorno, ma sicuramente non meno di 10. È una cosa molto stancante, onestamente non la consiglierei a molti, sicuramente non a tutti. Ma negli ultimi 3 anni in realtà ho un po' rivoluzionato il mio trading, perché ho cominciato a fare cose questa era l'idea, di che fossero comunque profittevoli, ma in qualche modo che mi portassero a stare davanti ai monitor veramente poco, anzi un tipo di trading dove io potessi mettere degli ordini sia di stop che di target, e in qualche modo anche disinteressarmi dell'evoluzione dei prezzi, in modo tale che poi avrei avuto o una perdita, che comunque era contemplata, o una bella sorpresa, ossia un guadagno. Questo è secondo me il miglior approccio, perché stare troppo davanti ai grafici induce comunque in tentazione. La tentazione dell'overtrading, la tentazione è spostare gli stop o addirittura toglierli, la tendenza è quella di cercare di recuperare perché magari abbiamo fatto un'operazione in loss. E sono tutte cose che alla fine, nel lungo periodo, ci portano a perdere tutto il nostro capitale. Allora, meno stiamo, per la mia esperienza, davanti ai monitor, e meglio è. Il trading però deve essere sempre, io dico sempre, molte volte mi domandano le persone, ma siamo trader discrezionali o siamo trader che in qualche modo sono a favore di trading sistemi automatici? La mia risposta è molto semplice: la discrezionalità deve essere massima nel tipo di time frame, nello strumento, nelle tecniche, nel money management. Devo applicare cose statisticamente valide, ma in realtà il ventaglio è anche abbastanza vasto. Ma poi nella loro applicazione devo essere un po', perdonatemi il termine, nazista. Cioè non devo stare lì più a discutere sulla validità o farmi prendere dalle insicurezze, devo semplicemente, come fa un militare, eseguire un ordine. Non mi devo chiedere se è giusto, se è sbagliato, eccetera, eccetera. Se ricorrono tutte le condizioni affinché io faccia quella determinata cosa, devo fare quella cosa, punto. Il rischio è predefinito, il guadagno deve essere in qualche modo predefinito perché devo evidenziare dei target, quindi non può succedere nulla che non sia stato già contemplato. Metto in atto il mio piano. A quel punto, ripeto, mi posso anche disinteressare di quello che fanno i prezzi, tanto in qualche modo otterrò un guadagno che in qualche modo avevo previsto, oppure una perdita che comunque non mi porterà a disperarmi più di tanto, perché non è una grossa parte del mio capitale. Vediamo altre domande, visto che siamo addirittura d'arrivo, vediamo un po'. Allora,
Un vostro collega mi domanda se è più facile interpretare un grafico a candele o lineare. Allora, posso anche essere d'accordo con l'affermazione che un grafico lineare è più facilmente interpretabile. Il problema è che il grafico lineare non mi dà abbastanza informazioni. Voi sapete che il grafico lineare è un grafico che unisce praticamente tutti i close, quindi immaginiamoci che questo sia il nostro grafico, ve lo faccio vedere meglio, e vedete. Io, se unisco tutti i punti in cui il mercato ogni giorno chiude, ottengo, immaginiamo, appunto un grafico lineare, quindi fatto direttamente così. Il problema qual è? Che io in un giorno non posso permettermi di valutare soltanto il punto di chiusura, perché magari il mercato ha fatto un massimo, ha fatto anche un minimo ed ha anche un prezzo di apertura che magari sta qui, quindi avrei una candela che è fatta così. Vedete? Quindi capite bene che il grafico lineare su tante cose mi può anche semplificare, ma in realtà devo avere anche un numero di fattori sufficiente per poter fare un'analisi in qualche modo elaborata, dettagliata, altrimenti diventa un po' troppo rudimentale. Quindi il mio consiglio sicuramente è guardare un grafico a candele. Se poi le candele non vi dovessero piacere, il grafico a barre, ma sostanzialmente è la stessa identica cosa, ha sempre quattro valori che, come probabilmente molti di voi sanno, andiamo direttamente su un grafico, eccolo qua, questo lo abbassiamo, dovremmo adesso in qualche modo vederlo, questo anche lo chiudiamo, dovreste adesso vedere il grafico, datemi feedback se lo vedete. Il momento migliore per fare un'analisi tecnica, mi chiede un vostro collega, e qual è? Allora, io sono solito, ho un po' invertito i termini diciamo classici. Quando noi usiamo normalmente oscillatori, indicatori, quindi mettiamo su medie, stocastici, RSI, eccetera, eccetera, cos'è che stiamo facendo, essendo tutti dei derivati del prezzo? Stiamo in qualche modo cercando di capire dove andranno i prezzi. È un po' una sorta di azione-reazione, se ci pensate, no? Tu mi dai un pugno e io cerco in qualche modo di schivarlo. Qual è il problema insito nella situazione stessa? Che se tu agisci ed io reagisco, i tempi di reazione non saranno mai zero, perché verranno sempre dopo la tua azione. Quindi in qualche modo, per quanto piccoli, saranno sempre non uguali a zero. E allora, se noi in qualche modo decidiamo qualcosa in relazione a quello che il prezzo già ha fatto o sta facendo, arriviamo sempre un attimo dopo, ok? E questa cosa a volte può essere anche frustrante. In realtà, cos'è che ho iniziato a fare da qualche anno? Ho cominciato a crearmi una strategia, cioè ho cominciato a pensare a cosa potrebbe fare il prezzo prima ancora che lo faccia, in modo tale che se e soltanto se il prezzo dovesse avere quella certa dinamica, solo in quel caso io agirò. Può capitare che alcune volte io sbagli strategia, in questo caso la migliore cosa da fare è non agire, cioè non fare assolutamente nulla. Perché questo è un vantaggio? Andiamo direttamente sempre sul Paint, così ve lo faccio concretamente vedere. Allora, andiamo sul Paint, siamo quindi qua, eccoci qua, dovreste adesso vederlo. Cancelliamolo, cancelliamo tutto. Prima vi ricordate, vi ho fatto vedere direttamente un hammer, quindi in un'ottica di un trend, nell'ottica di un trend short, troviamo una candela che è fatta così e quindi dicevamo appunto un trend che era inizialmente short. Voi sapete appunto, come dicevamo prima, che il mercato, l'analisi tecnica ci dice, guarda, devi andare long sopra questo massimo e devi posizionare uno stop sotto questo minimo. Scusate, ma non riesco di girare a mano libera, sono su un piano sconnesso, non riesco a tracciare linee diciamo dritte, però mi perdonerete per questo. Allora, come dicevo, long sopra il massimo, stop sotto il minimo. Il problema qual è? Come dicevamo, che molte volte il mercato che cosa fa? Cioè, qual è il movimento statisticamente più probabile quando siamo in una situazione del genere? Come vi dicevo prima, ad esempio un mercato che fa una cosa del genere. Quindi un mercato che prova a salire, quindi fa entrare persone long sopra quel massimo, perché sono tutti con ordini condizionati sopra quel livello, manda in sofferenza tutte le operazioni,
quindi tutte le posizioni aperte, e poi magari soltanto dopo che molti hanno capitalizzato la perdita si decide a salire. È un po' quello che hanno fatto oggi gli indici, se alcuni di voi magari li hanno seguiti, e sembra lì per lì una sorta di anomalia. In realtà, quando noi riscontriamo nella realtà un atteggiamento sempre contrario alle nostre opinioni, cos'è che dovremmo in maniera abbastanza umile definire e quindi automaticamente dedurre? Che probabilmente le nostre convinzioni sono sbagliate, perché se io penso che tu sia una persona onesta e poi scopro che mi adubi costantemente a casa mia, e qual è la deduzione che dovrei fare? Che probabilmente l'ipotesi è sbagliata alla base, cioè che tu sia una persona onesta, altrimenti questa cosa non accadrebbe in maniera sistematica. Allora, vedo persone che mi scrivono a volte anche su Facebook, mi mandano mail, che leggono le mie interviste in giro per il web, dove mi dicono: com'è possibile? Il mercato è salito sopra i massimi e poi è crollato, oppure è sceso sotto i minimi e poi è salito con un'inclinazione prossima ai 90 gradi. Se noi analizziamo un grafico, oltretutto vi dirò di più, anche grafici datati, se voi andate anche a più di 15 anni fa, vedrete esattamente dinamiche del prezzo molto simili a quelle di adesso su time frame grandi, cioè dal daily in su. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il mercato ha sempre fatto così, ma siccome noi siamo abituati a pensare il contrario, senza però avere un riscontro dalla realtà, ci stupiamo che la realtà ci dica sempre l'opposto. Non è la realtà che si deve adeguare a noi, è il contrario, siamo noi che ci dobbiamo adeguare alla realtà, e cioè che quel tipo di cosa che noi pensiamo non ha un'applicazione pratica, perché non funziona, perché la realtà ci dice così. Okay? Quando qualcuno vi dice questa tecnica funziona, andate a vedere sui grafici, non dovete a priori credere a quello che vi dice una persona. Andate a vedere se quella cosa ha una sua validità, cioè se è una dinamica che si riproduce costantemente sui prezzi. Se voi andate a cercare tutti gli hammer su un grafico, ad esempio dell'euro dollaro che vi ho fatto vedere prima, e poi andate sul grafico orario, beh, vedrete che la maggior parte delle volte, vedrete che l'andamento intraday è molto simile all'andamento che vi ho tracciato qui. Ok? E quindi cosa vuol dire? Vuol dire che se questa fosse la mia sola ipotesi per domani, soltanto se il mercato fa quello che vi ho appena disegnato, soltanto in quel caso io agirò. Qual è il vantaggio di avere una strategia? Che io il prezzo lo aspetto lì e quindi so che ci passerà, e nel caso, ripeto, in cui non ci dovesse passare, ho un grosso vantaggio: non farò nulla. Perché non farò nulla? Perché probabilmente se il prezzo si è comportato in maniera differente, non è lui che ha sbagliato, sono io che probabilmente qualcosa non ho capito, c'è cioè qualcosa che mi è sfuggito. Allora la miglior cosa da fare quando non si capisce è quella di non fare assolutamente nulla. Quindi qual è il grosso vantaggio? Che nel nostro tipo di trading, quando sbagliamo, molte volte abbiamo un vantaggio: non perdiamo, perché magari non riusciamo ad entrare. Non so se questa cosa è chiara, quindi qual è la differenza fra agire e reagire? Allora, mi puoi contattare su Facebook? Certo, se mi volete contattare su Facebook non ci sono assolutamente problemi. Mi chiedete direttamente l'amicizia e senza nessun tipo di problema. Bene, molto bene. Vediamo altre, se c'è ancora spazio per qualche domandina, vediamo un po'. Il grafico che vi ho fatto vedere prima, sì, in effetti era un settimanale, è giusto. E sto scorrendo molto velocemente, ragazzi, perché sono tantissime domande e mi sfuggono proprio alla vista, quindi cerco di rispondere il più possibile. Che tipi di medie uso? Normalmente le medie semplici. E questo è il criterio della semplicità, vorrei che informasse un po' tutto il vostro trading. Più è semplice. Più è semplice, più sono semplici le cose che fate, più è probabile che siano robuste e che in qualche modo possano resistere al tempo e alle mode. I principi, ripeto, di analisi tecnica sono eccezionali. Certo, vanno in qualche modo attualizzati, sfumati. Perché? Perché le dinamiche di prezzi, soprattutto negli ultimi 10 anni, sono cambiate tantissimo per la tecnologia, perché ci sono più tipi di investitori, perché ci sono sia quelli che hanno i orizzonti brevissimi, cioè investitori di lungo periodo, quindi è chiaro che è un mercato che dall'avvento del trading online, diciamo dalla fine degli anni 90,
quindi negli ultimi 15 anni è cambiato radicalmente, ma ripeto, ci sono dinamiche su timeframe grandi che sono sempre valide e questa è una di quelle. Se voi andaste su un grafico anche di 20 anni fa, di un'azione, di quello che volete voi, vedreste che in realtà anche in quel caso il mercato si comportava esattamente in questo modo. Allora, vi faccio vedere intanto per concludere, ecco qua, questi sono i miei recapiti, quindi potete chiedermi l'amicizia su Facebook, potete inviarmi una mail su giambi@gmail.com. Io ringrazio tantissimo XTB che ci ha permesso appunto di fare direttamente questo webinar. Ripeto, è un broker che in generale vi consiglio perché, ripeto, le caratteristiche che vi ho accennato all'inizio del nostro webinar non sono caratteristiche che hanno tutti i broker, ok? Autorizzazione Consob, poter versare soldi presso una banca italiana e avere uffici fisicamente in Italia dove vi rispondono e sono sempre cortesi. E ringrazio anche Trend Online che ci ha permesso appunto di fare questo webinar dal punto di vista appunto della diffusione della pubblicizzazione dell'evento. E vi ricordo appunto che le mie interviste escono settimanalmente sul Trend Online sia dal punto di vista dei video e sia appunto sia diciamo sul web direttamente per iscritto per chi magari non ha voglia di vedere il video. Quindi ci sono più possibilità. Bene, per qualsiasi cosa, ripeto, contattatemi direttamente su Facebook oppure tramite mail e sarò poi a maggio, farò vari interventi a Rimini nelle sale della didattica ufficiale al piano di sopra per chi vorrà esserci, ma di questo poi ne parleremo direttamente più avanti. Per ora vi saluto, vi auguro buona Pasqua, visto che mancano davvero pochissimi giorni, buona serata, Gianvito D'Angelo, a presto, grazie.